sbaglio, quindi saranno tutte le iniziative a favore per celebrare appunto i 100 anni di questa splendida realtà del nostro territorio, che ha meritato tra l'altro la medaglia d'oro di benemerenza della città proprio per l'eccellenza che abbiamo introdotto, ha portato da sempre nella nostra città. E la storia di Piero Bertoluzzo è una storia che è troppo lunga da raccontare, quindi mi limito a dire che Martinite e Stelline sono nate a metà del 1500, quindi una storia davvero antica, che si è unita nei tempi più recenti appunto alla Gioia, creando questa realtà che è sicuramente la più grande, la più importante che c'è in Italia e tra le più importanti che ci sono in Europa, finalizzata a dare un aiuto, un sostegno ai giovani e agli anziani. La realtà del Gioberto di Triunzio è una realtà straordinariamente ampia, ricca, complessa, con oltre 1600 persone che operano all'interno del Gioberto di Triunzio e 1500 volontari, tra l'altro oltre il presidente Trabucchi e la vicepresidente Francesca Dalcorazzo, saluto anche Stella Bartocetti che è membro del Consiglio e si occupa anche in maniera molto attiva del volontariato, quindi una rete di collaborazione, una rete di assistenza, di sostegno che si rinnova nel tempo. Questo è anche il grande valore del Piero Bianco Triunzio. È una rete che mostra l'impegno, c'è un programma di riqualificazione, di ampliamento, di restauro, di ammodernamento che è molto significativo, sono 40 milioni di euro, quindi un impegno importante, significativo, con se non ricordo male 4-5 parti già messi e ristrutturati e un reparto che aprirà, un nuovo RSA che aprirà in ottobre. Avremo, questo farà parte delle celebrazioni, avremo l'onore di avere anche il Presidente del Consiglio, che tra l'altro è particolarmente legato al Gioberto Triunzo, una delle iniziative porta il nome della mamma del Presidente Berlusconi proprio per questo attaccamento che il Presidente ha sempre mostrato in questa nostra realtà. Tutte le diverse esigenze, le diverse opportunità e le diverse aree nelle quali queste celebrazioni possono in maniera concreta portare un beneficio. Quindi da un lato ci saranno delle celebrazioni legate ai dipendenti, perché Piero Bianco Triunzio, con tutte le realtà d'altra parte, è fatto da chi opera tutti i giorni nel Piero Bianco Triunzio, quindi ci sarà una parte importante dedicata ai dipendenti. Poi ci saranno dei convegni scientifici, credo che questo sia internazionale, credo che questo sia un modo molto bello e molto in linea con quella che è l'attività del progetto Triunzio di essere orientato al miglioramento, all'umanizzazione, come viene detto dall'università, all'umanizzazione del rapporto con chi utilizza il servizio del progetto, ma anche in relazione alla ricerca, quindi all'ammodernamento non solo delle strutture, ma una ricerca continua rispetto alle modalità con le quali meglio assistere chi ha bisogno attraverso una ricerca, un confronto anche internazionale nell'ambito scientifico. Ecco, io credo che queste celebrazioni che si svilupperanno durante questo anno, che vedranno sicuramente l'inaugurazione della palazzina dedicata all'Alzheimer che aprirà il 23 ottobre, sono sicuramente delle celebrazioni che non ricordano solo il glorioso passato della Triunzio, ma vanno nel senso di una realtà aperta al nuovo, di una realtà sempre attenta ai
altri che si mostrano in una città, tra l'altro che ha un indice di invecchiamento elevato, quindi ha sempre bisogno di avere nuove cure, nuove modalità di assistenza anche per gli anziani, e quindi da parte mia un grande ringraziamento a questa realtà. E nel ringraziare Pio Alberto Truzzo mi permetto di ringraziare tutti i milanesi, perché Pio Alberto Truzzo è fatto dai milanesi, è fatto dalla generosità continua e costante che i milanesi riservano a questa iniziativa, a questa realtà del nostro territorio. Quindi grazie a tutte le famiglie, ma a tutti i singoli che hanno contribuito nel tempo a rendere questa realtà quello che è. Grazie a tutti, buon lavoro e buon compleanno.